buongiorno a tutte e ben ritrovate nella mia cucina. Oggi, come avevo promesso da tempo, vedremo insieme come realizzare i panini da hamburger, quei classici bei panini morbidi che si trovano nei fast food. Per realizzare questi panini voglio specificare alcune cose. Allora, questi panini praticamente quando noi li andiamo a cuocere tenderanno in una teglia normale a allargarsi leggermente, quindi a crescere poco in altezza. Se vogliamo fare i panini quelli proprio che nei fast food si trovano proprio belli alti, quelli che chiamano il big, abbiamo bisogno di un piccolo accorgimento, cioè di uno stampo che li faccia crescere molto in altezza. Non vi preoccupate, possiamo farlo in casa. Ora vi faccio vedere. Innanzitutto io utilizzerò per cuocerli una teglia da forno normalissima, poi vi darò in descrizione sotto tutti gli ingredienti e le misure e i pesi che ci occorrono. Questa teglia io ho creato semplicemente con della carta di alluminio rivestita poi di carta forno, in maniera che poi il panino non abbia mai contatto con la carta di alluminio, degli anelli. Troverete in descrizione tutte le misure di questi anelli. Cosa succede? Quando noi andiamo a cuocere, metteremo questi anelli nella teglia, in questo modo, ora vi faccio vedere. Ok. L'impasto all'interno di questo, diciamo, stampo di fortuna andrà a crescere in altezza e non si allargherà, quindi avremo dei panini veramente molto alti. Questa è una soluzione. Nel mio caso però, io ho già fatto questi panini altre volte, oggi sempre però con lo stesso impasto andremo a fare un panino grande, tutta la teglia, come se fosse un pane a fiore, ma fatto con l'impasto dei panini per hamburger. Ora passiamo a vedere gli ingredienti. La farina, acqua, olio di oliva o olio di semi, quello che preferite, zucchero, latte, 2 o 3 uova a seconda della dimensione, sale, lievito di birra liofilizzato e dei semi. In questo caso io sto usando dei semi di coriandolo nero, potete usare anche semi di sesamo. Ora possiamo partire con la nostra ricetta. Allora, andremo a mettere per prima cosa tutti gli ingredienti liquidi all'interno della ciotola della planetaria. Quindi comincio con il rompere le uova. E le verso. Aggiungo il latte. Intanto posso fare partire la macchina. Voi continuate a farla andare, io la fermo perché altrimenti non mi sentite. Aggiungiamo l'olio, l'acqua, lo zucchero, il lievito e faccio ripartire. Quando gli ingredienti liquidi si saranno mescolati, piano piano, cucchiaio per cucchiaio, andiamo ad aggiungere la farina, sempre facendo lavorare la macchina. Thank you.
Quando l'impasto si sarà già piuttosto amalgamato, possiamo aggiungere per ultimo il sale. Come avete visto, aumentando e diminuendo la velocità della planetaria, ottengo un impasto piuttosto colloso, e questo perché si è formata quella che si chiama la maglia glutinica. Adesso non voglio entrare in merito, non sono certo un'esperta se non per via del pochino di pratica che ho. Vi faccio vedere l'impasto, che è piuttosto liquido e pastoso. Ora, questo impasto io lo devo andare a lavorare a mano per almeno 5-6 minuti affinché si compatti. Quindi passiamo al banco e vi faccio vedere. Allora, aiutandomi con una spatola, con una leccapentole, vado a mettere l'impasto sopra a un piano, meglio se di marmo o in acciaio, comunque il piano che normalmente voi siete abituati a utilizzare. Sicuramente avrò bisogno di olio. In questa prima fase mai usare la farina, quindi mettiamo olio e tiriamo giù l'impasto. Ok, allora abbiamo detto le mani belle unte. Ora prendo una spatoletta e inizio a lavorare l'impasto in maniera da compattarlo il più possibile. Farò questa lavorazione per 5 minuti. L'impasto è comunque molto tenero, quindi non sarà un lavoro duro da fare, ma un lavoro abbastanza veloce, perché come vedete poi mi si appiccica di continuo nonostante l'olio. Quindi vi ho aiutato un po' con la spatola, un po' con le mani. Man mano che lavorerete vi accorgerete che poi piano piano l'impasto tenderà un pochino più a diventare compatto, quindi essere più facile da lavorare. In realtà le pieghe andrebbero fatte, questo tipo di lavorazione, con le mani, ma veramente è molto appiccicoso e quindi io vi consiglio di usare questa spatola in maniera da poterlo muovere più comodamente. Ora vado a mettere l'impasto in una ciotola con olio e lascerò lievitare per almeno un'ora. Naturalmente copro con pellicola, ma prima mi devo andare a lavare le mani perché altrimenti non riesco a fare assolutamente nulla. Ci vediamo fra un'oretta. A dopo. È trascorsa l'ora. Adesso prendo di nuovo la spatoletta, verso l'impasto di nuovo sopra al banco, sempre con olio. E questa volta faremo soltanto quelle che in gergo si chiamano le pieghe a libro. In realtà ne farò una semplicemente. L'impasto, come vedete, è ancora piuttosto molle, ma grazie all'olio non si è particolarmente attaccato.
Ok, quindi io apro un po' l'impasto, così lo schiaccio leggermente con le mani. Faremo questa piega a libro che serve per dare ulteriore forza all'impasto affinché poi sia in cottura i panini belli morbidi. Piega libro perché praticamente andiamo proprio a ricreare delle pieghe come se avessimo delle pagine. Quindi prendo, arrivo alla metà, prendo, giro, uno e uno, due. Dopodiché rimetto all'interno della nostra ciotola e lascio così per un'altra ora, sempre naturalmente coperta con la pellicola. In questo caso metto questa cuffia. A dopo! Ora siamo pronti per la fase in cui andremo a creare la pezzatura dell'impasto. Vedete, comunque è già bello lievitato. Lo andiamo a capovolgere sempre sul nostro piano abbastanza oliato. Ormai la teglia non ci serve più e andiamo a creare 6 parti di impasto da circa 125 grammi ciascuno. Ho detto circa, ma abbiamo anche qua una bilancia, quindi posso anche fare una verifica veloce. 129. Guardate che bolle. 124. Qualche grammo può fare la differenza. Questo è 108, un po' piccoletto. 131. Allora, dal 131 le mettiamo un po' qui. 131, anche questo qua. 126. Ok, abbiamo creato le nostre pezzature. Adesso praticamente prendiamo la pasta, lo faccio vedere di qua che si vede meglio, la portiamo con i lembi verso l'interno, così creiamo una specie di un pacchettino, lo capovolgiamo e lo lasciamo qua. Ungiamo un pochino il banco, e qua non era unto, e lo lasciamo, lo pirlo un attimo così velocemente, creo questo bel panettino e lo lasciamo lì. Proseguo, ripieghiamo i lembi verso l'interno, così che si formano tutte le belle bollicine. Lo pirlo così e lo metto lì. Una volta fatta questa operazione, lasceremo riposare, coperto con un canovaccio, scusate, e un nylon sopra, per circa un 15 minuti, così che intanto l'impasto si rilascia. Potete mettere anche una pellicola a contatto, però fate attenzione che siano ben oliati, altrimenti si attaccano. Io preferisco andare di canovaccio, che sono sempre tranquilla. Sopra il canovaccio mettiamo un bel nylon. Nel frattempo io vado a preparare la teglia con la carta da forno. Siamo arrivati praticamente all'ultimo step, in cui andremo a rifare praticamente la stessa operazione che abbiamo fatto un quarto d'ora fa. Mettiamo un pelino di farina sopra i nostri panettini, li andiamo a staccare dalla base, di nuovo li ripieghiamo su se stessi, cercando di chiudere bene questa parte,
torniamo a dare una leggera pirlatina. Pirlatina vuol dire fare questo movimento, se preferite potete fare anche così o fare veramente questo movimento velocemente con le mani. Io mi trovo meglio in questo modo, quindi faccio così. Adesso ho giocato un po', quindi si è attaccato. Ok. E lo andiamo a posare all'interno della teglia che ho preparato. All'interno della teglia io ho messo questo, questa parte centrale, perché altrimenti l'impasto non è sufficiente nel mio caso, perché è una teglia piuttosto grande. Se decidete di usare questi anelli, l'impasto andrà messo all'interno degli anelli. Quindi io continuo. E li vado a posizionare. Cerchiamo di metterli in maniera anche abbastanza omogenea. Voglio comunque evitare di mettere troppa farina. Ormai prendo anche in qua la teglia, così riuscite a vedere. Una pallina. Cercate di metterle, come ho detto, in maniera abbastanza equa, perché altrimenti poi quando lievitano non creeranno la bella forma fatta per bene. Ok, abbiamo terminato, questa è stata l'ultima fase. Ora li mettiamo di nuovo a lievitare per circa un'ora e mezza, ma comunque dovranno almeno duplicare, se non triplicare, il loro volume. Metto il mio bel canovaccio e di nuovo sopra una copertura in nylon. A dopo. Ho acceso il forno statico a 180 gradi. I panini, come vedete, sono già belli gonfi. Con delicatezza ed un pennello andiamo a spennellare un pochino di acqua. Questo servirà a far sì che i semini poi stiano attaccati. Come ho detto, un'operazione che va fatta in maniera piuttosto delicata affinché non si sgonfino. Appena avete messo l'acqua, soprattutto se la temperatura esterna è calda, subito sopra i semini, così rimangono appiccicati per bene. Io non ne metto tanti. Ecco fatto. Il forno è già caldo, sono pronta per infornare. Sedici minuti e andiamo a sfornare. Dopo circa metà tempo di cottura o poco più, quando vedete che la parte superiore si comincia a colorare, io preferisco girare la teglia per fare in maniera che si cuociano in maniera omogenea, perché il mio forno delle volte fa il capriccioso, e continuo a cuocere. Sta quasi per finire il tempo di cottura, faccio fare un altro piccolo giro alla teglia. Siamo pronti per sfornare. Non potete capire il profumo, sono una cosa meravigliosa. Adesso aspettiamo un attimino che si raffreddino 5-10 minuti, poi li mettiamo immediatamente su una griglia in maniera che non facciano umidità nella parte sotto.